postine, ne banco de esa sto seca, ne banco de esa sto seca, che bonito son postine. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, delle presentazioni, e quindi lui mi lascia lo spazio per presentare giustamente tutti i ragazzi che questa sera hanno suonato e che fanno parte dell'Orchestra Italiana Bagutti. E io vorrei partire con la colonna portante del gruppo, 21 anni con me, 21 anni nell'Orchestra Bagutti, al pianoforte, anzi prima di me, è partito con mio padre, sono arrivato dopo io. Al pianoforte il maestro Marco Bonginemmi. Da 10 anni con noi, parliamo il plurale. Alla chitarra Cristiano Scaravaglio. Da latina al latino, al basso Eugenio Valente. Il patuffolo biondo. Arriva dalla Valle d'Aosta, lui è il coccolone, ci vuole un coccolone nel gruppo, anzi ti fatti vedere, dai, biondo, con gli occhi azzurri, dolce, miloso, Fabio Massera!
pantuffolo biondo e pantuffolo arancione. Arriva dal Molise, giriamo l'Italia, da tutte le zone d'Italia, dal Molise, da Campobasso, la tromba, Manuel Concettini. Il più giovane del gruppo è entrato con me da circa 19 giorni, 18 anni, 19 giorni, alla tromba Matteo Nicola. Emilia Romagna, dal centro, metà emiliano, metà romagnolo. Sax, clarinetto, signori, Marcello Grossi. Un applauso a colui che cura tutta la parte audio dell'orchestra. Adesso andiamo in una regione bellissima che è l'Umbria. Lui arriva proprio da Perugia. Il nostro fonico Valerio Romanelli. Piace che questa sera non abbiamo potuto preparare lo spettacolo, quello grande, perché ogni anno l'abbiamo aumentato e quest'anno non ci stava più. Succederà che in alcune zone sicuramente del Veneto riusciremo a prepararlo, quindi io vi invito a ritornare, ci saremo due o tre volte, quattro ancora, Santa Maria di Cittadella, provincia di Padova. Il giorno è 23 di agosto. Ma prima, il 7 agosto, saremo nella provincia di Vicenza, Castel Gomberto. Il 2 di settembre a Cherubine, la festa del cavallo. E poi Villa d'Adige, non me l'avete ancora detto, chi se lo ricorda Villa d'Adige? Ci saremo comunque a Villa d'Adige attorno al 20 di settembre, non mancate. Un applauso grande, lo voglio per colei che d'inverno studia ed estate viene a curare il nostro merchandising, mia sorella Francesca. Un passo avanti alle gentil donzelle. Il nostro corpo di ballo è parto, alla mia destra, alla vostra sinistra, da Pavia, Eleonora. Dalla Romagna, da Forlì Popoli, Giuditta. Dalle Marche, da Fossombrone, Sabrina. Da Piemonte. Balla anche lei e canta. Federica Cocco. Un abbraccio grande a tutti. Grazie. Lui l'ha lasciato per ultimo, questo è l'ottavo anno che fa con noi, 7 anni e mezzo, 8, durato tanto, di solito vanno via prima, dopo 4 anni, invece lui ne ha fatti quasi il doppio, però ad aprile 2017 ci sarà un grande debutto di una nuova formazione, 6 di aprile, palazzetto dello sport di Piacenza, della nuova orchestra di Matteo Bensi. Grazie veramente di cuore, come dico veramente tutte le sere, sarà per me una soddisfazione e un'impresa grandissima che spero di condividere con tutti quanti voi. Grazie. Allora, ne manca uno alla presentazione. Come, chi è? Manca, signori, colui Gianni Febbravo, tagli i baffi, perché Gianni Dego, il socio di Gianni Dego è uguale. Allora manca colui, no, la posso prendere un po' più, stringo, prendila come vuoi, stringo. Questa orchestra l'anno prossimo festeggerà 45 anni di carriera. È stata fondata da suo padre, il maestro Franco Vagutti, e continua e sicuramente continuerà alla stragrande con colui che arriva per primo e molte volte non si vede e va via per ultimo, e questo per noi che lavoriamo tutti i giorni è molto 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 importante.
Volevo dire, signori, un grosso applauso per mister Gianmarco Vanuti. Grazie. Grazie di cuore, gentili, grazie. Grazie, veramente. Grazie al pubblico, grazie che questa sera eravate in tantissimi. Rinnovo ancora i miei ringraziamenti agli organizzatori di questa bellissima festa che ogni anno ci ospita. Qualche volta abbiamo preso l'acqua, ma fortunatamente quest'anno è andata bene con il tempo. Quindi un applauso lo voglio per voi, ma per tutti i volontari e gli organizzatori di Villa Marzana. Grande, grande, grande. La famiglia è grande, 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 e voglio ringraziare anche due validi collaboratori, Paolo e Rossella. Grazie a Paolo e Rossella. E quest'anno ci siamo permessi anche una bravissima fotografa e anche una bravissima grafica che cura la pagina Facebook dell'Orchestra Italiana Vagutti, e voi potrete andare a visitare proprio la nostra pagina ogni giorno e vedrete le foto delle nostre serate, come le foto di questa sera. Un bel applauso alla nostra Chiara, qui, in prima fila. E adesso Matteo va avanti e ci prepariamo al finale. Qui vicino a noi, vicino al palco, insieme, vai! Negro cielito lindo de contrabando. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y se me va. Alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Porque cantando se alegra el cielito lindo. Los i fotografi presenti questa sera, a tutti un grazie alla festa di Villa Marzana e un appuntamento alla prossima serata con l'orchestra italiana.